Ciao a tutte ragazze, vi volevo fare un video sull'ordine che ho fatto su Madame Cosmetics e ho ordinato queste quattro palette della Sleek. È la prima volta che uso questo tipo di prodotti, quindi non ho ancora un'opinione ben formata, ma volevo solamente farvi una piccola review dell'ordine, della spedizione, dei tempi e soprattutto di come si presentano i prodotti. Ovviamente poi quando li avrò usati magari faccio un tutorial o qualcosa del genere e vi faccio vedere bene anche la consistenza e la mia opinione personale, insomma, riguardo il prodotto. Ho ordinato queste quattro palette qua, che secondo me, non so, sono quelle magari più utilizzabili. La Au Naturel, che si presenta in questo modo. Poi vi faccio vedere com'è da aperta. La Bad Girl, che secondo me, qui c'è scritto Limited Edition, però da quello che ho visto è parecchio che è in commercio, quindi non so se si può effettivamente applicare, ma questo ho ordinato. Acid, quella con i colori un po' più sgargianti, diciamo. E la Osso Special, che si può tranquillamente accostare alla Au Naturel. Ok, ed è così che si presentano da fuori dalla scatola. Poi vi faccio vedere nel dettaglio ogni singola palette con un piccolo swatchino, spero che si noti perché la mia pelle è un po' strana, quindi i colori si vedranno a modo loro. Vi parlo un attimino dell'ordine che ho fatto prima perché merita sicuramente 2 secondi in più. Io l'ho ordinato da madamecosmetics.it, l'ho ordinato martedì sera alle 21 e mi è arrivato oggi che è giovedì alle 14:20, mi pare, qualcosa di simile. Non sono neanche 48 ore di spedizione, quindi veramente, veramente molto veloci. E, il costo è di 12,50 euro, mi pare l'una, quindi ho speso in complesso 50 euro tondi. E, la spedizione potete scegliere se assicurarla o meno, io ho scelto di farlo, ma altrimenti costa 5 euro, quindi è comunque 5 euro di spedizione, ma non sono esagerate, quindi non sono, diciamo, una cosa super costosa. E ovviamente io non ho la possibilità di andarle a prendere di persona o di avere un negozio che le vende qui sotto casa, perché penso che comunque l'unica sede sia a Napoli della Madame Cosmetics. Poi non so se c'è una catena che le vende o cose di questo tipo. So che, per esempio, facendo un paragone, poi ovviamente farò un video Sleek versus Urban Decay perché ho intenzione di acquistare anche la Naked 2, di cui veramente sento parlare di continuo. Sono ossessionata anche dal provare l'Urban Potion, quindi voglio provarle e fare un paragone fra le due. E trovandola da Sephora costa qualcosa sulle 50 euro, penso 46, adesso non vorrei dire, però 46 euro per una palette sono praticamente lo stesso costo che ho utilizzato io per 4 palette. Ovviamente, sicuramente ci sarà una differenza sostanziale, anche per questo che voglio fare un video di versus, diciamo, per vedere una contro l'altra e vederle bene. Ora vi faccio vedere nel dettaglio le palette con i vari swatchini. Ok, questa è la palette Au Naturel, si presenta con il grande specchio sopra e c'è questo fogliettino con scritti tutti i vari nomi dei colori. Il super scovolino totalmente inutile che si presenta in quasi tutte le palette. E questi sono i colori. Potete vedere tranquillamente che sono, spero si noti, sono quasi tutti matte quelli della fila sopra, tranne questo che è molto perlato. Il nero ha un leggero riflesso, ma non riesco a capire. Poi applicandolo nello swatchino vedrò bene. Questo anche e questo sono molto molto perlati, che sarebbero Conquer, questo mi pare si chiama Mineral Earth e Taupe, questo qua. E penso siano quelli glitterati. Questo è leggermente perlato il moss, poi vi farò comunque vedere nello swatchino. Sì, spero si vedano meglio. Questa è la Au Naturel. Ok, è così che si presentano i colori.
Purtroppo quelli molto chiari sulla mia pelle non si vedono molto. Ok, questa è la Uso Special, sempre con il suo fogliettino, sempre con lo scovolino inutile. E qui ci sono, tranne il nero, che è lo stesso della Au Naturel, che praticamente sarà anche il colore che userò di più, dato che mi piace tantissimo lo smoky, sarà quello che utilizzerò di più. E qui ci sono più perlati effettivamente, perché c'è questo colore che è il gâteau, e c'è quello sopra l'organza, c'è il gift basket e il glitz e anche il celebrate, che sono tutti perlati, quindi ce ne sono 5 su 12, alla fine è una buona quantità di perlatura. Vi faccio vedere anche lo swatch per vedere bene come sono. E questo è lo swatchino della Osso Special, molto molto carini come colori. Questa è la Bad Girl. A me piace tantissimo il fatto che ci siano le cialde fatte in questo modo, perché non so come mai, ma mi piace veramente tanto. I colori, ho fatto caso che tranne il nero per ora non si sono ancora ripetuti una volta, cosa molto positiva, perché se uno vuole investire in quattro palette diverse, sa che l'unico colore che si ripete è il nero, è una cosa molto accettabile. Vi faccio vedere anche lo swatch di questi colori. Questi sono i colori della Bad Girl, che sinceramente diventeranno sicuramente i miei preferiti. Sono bellissimi, presumibilmente c'era da aspettarselo che in una palette chiamata Bad Girl apposta per lo smoky ci fossero molti perlati. Infatti ce ne sono quasi tutti perlati, escludendo il blu, penso. Sono molto belli anche questo viola, veramente molto carini. I due grigi assomigliano al colore glitz della Osso Special, ma sono, di persona si vede che sono leggermente diversi e sono molto molto carini. Sotto un'altra luce. E questa è la Sid, che con mia grande delusione ha il foglietto vuoto, quindi nessuna descrizione dei colori. Però sono veramente, veramente forti come colori, mi piacciono molto. Credo che oltre al nero, che si ripete in tutte le palette che ho ordinato, ci sia penso anche il gunmetal, che c'era nella palette Bad Girl e si ripete anche qua. Non ne sono convinta al 100%, ma farò ricerche e approfondirò alla fine del video. E in ogni modo vi faccio vedere bene anche gli swatchini di questa palette, che è la Acid. E questi sono i colori della Acid. Pensavo fossero un po' più pigmentati, tipo il verde, il fucsia, il giallo e l'arancione, i colori neon basilarmente. Pensavo fossero leggermente più pigmentati, ma non ho neanche messo il primer prima di fare lo swatchino, quindi è un'opinione che se n'è andata tanto velocemente. Quindi mi piacciono tantissimo gli azzurri. Sicuramente ci farò qualche trucco per Halloween, perché sono veramente molto, molto versatili come colori. Per chi vuole darsi un attimino di tocco di colore in più, sono decisamente carini.